Sorrisi, lavoretti e ben poche lacrime. Primo giorno dell'anno per i piccoli delle scuole dell'infanzia e degli asili nido di Varese. Questa mattina la visita dell'amministrazione comunale con la dirigenza dell'ufficio scolastico territoriale alla Lovera, Don Milani e allo Scarabocchio di Viale Guggiari. Giornata molto importante, il primo giorno della scuola dell'infanzia è forse quello più decisivo nella storia educativa di una persona, senza nulla togliere alle bellissime celebrazioni del diploma finale a cui partecipo sempre molto volentieri, però questo è veramente il momento decisivo, i bambini sono nella massima plasticità, imparano tantissimo e io credo davvero che la scuola dell'infanzia, pur non essendo obbligatoria, sia veramente un momento centralissimo. Tra le novità di quest'anno il passaggio della scuola dell'infanzia di via Procaccini non più sotto la guida comunale ma del provveditorato. In questa scuola dell'infanzia un passaggio di consegne tra il comune e lo Stato, segno della collaborazione intensa tra la scuola provinciale statale varesina e ovviamente il comune di Varese, che ha dato origine a questa operazione di intensificazione di questa collaborazione per la gestione di questo plesso importante nel cuore del centro cittadino, che va a potenziare in maniera significativa l'offerta formativa educativa della città, poiché ovviamente noi, come sapete, abbiamo una serie di cantieri aperti per potenziare una serie di strutture dell'infanzia che da qui a qualche mese porteranno a una crescita del numero di posti per bambini e ovviamente andare incontro a quelle che sono le esigenze sempre più crescenti delle famiglie.